del periodo rinascimentale e che ha dato al territorio una serie di personaggi, e credo che sia importante questo aspetto. Mi si dice che manca per esempio un archivio storico, non abbiamo cioè raccolto le nostre memorie. Se le memorie bisogna poterle trasmettere agli altri, come è giusto, bisogna anche avere qualcuno che le raccolte, e occorre che una struttura in questo senso si adoperi. Quindi credo che da qui bisogna partire per poter un po' parlare genericamente di tutta questa problematica. Poi c'è un problema che va oltre, cioè dal problema culturale si va al problema del turismo, cioè ormai sono due realtà strettamente legate. Questa è un'area che sul piano turistico ha bisogno assolutamente di essere lanciata. Non rilanciata, lanciata, essere proprio di partenza, farla conoscere, cioè è assolutamente priva di possibilità operative sul piano delle presenze turistiche, non ha assolutamente. Questo è stato disatteso da tutte le amministrazioni, che pare, perché nessuno ha saputo fino ad oggi realizzare qualcosa del genere. Ora, tenendo conto che in Sicilia, a onta di quanto si è fatto, così dei giochi, voglio dire, il problema del rilancio turistico è stato posto all'ordine del giorno di tutti i governi, poi se poi si è fatto o meno, questo è un altro problema, ma è stato un problema ed è un problema estremamente attuale. Io credo sia la vocazione sostanziale dell'isola, quella del turismo, oggi, nel secolo XXI, cioè quella della posizione della Sicilia al centro del Mediterraneo come richiamo di turismo, come richiamo esercitato da una serie di valori, di monumenti, di realtà, di tradizioni, di storia, cioè tutto un insieme di fattori che dovrebbero servire proprio al rilancio da un lato, ma al lancio, come per Mazzarino, dall'altro. Quindi uno dei punti forti sarà uno dei punti forti, credo che sia quella del lanciare dalle basi, lanciare il problema turistico. Questo vuol dire posti di lavoro, questo vuol dire presenze, questo vuol dire contatti, questo vuol dire grande potenziale possibilità per i giovani di Roma. A proposito dei giovani, nella nostra società purtroppo i giovani spesso perdono la fiducia. Cosa possiamo dire a questi giovani? Ma la perdita di fiducia io lo capisco perfettamente, è frutto naturalmente della disattenzione, per non dire altro, di tante realtà politiche che ci hanno preceduto. E credo che il problema giovanile in Sicilia si senta ancora di più, perché è strettamente legato al problema dell'occupazione. Quindi la condizione giovanile è aggravata fortemente, a differenza di altre regioni, dal problema della non occupazione o dell'occupazione precaria. E questo si sente ancora più nei centri più piccoli, dove c'è il tentativo di uscire, di andare fuori, trovare un'occupazione diversa, o delle distrazioni diverse, dei contatti diversi, eccetera. Ecco, io credo che invece bisogna operare sul territorio, soprattutto. Lasciare cioè alla libera volontà dei giovani del luogo, se uscire, perché ogni soggetto che esce è una perdita per il territorio stesso. Difficilmente poi chi trova l'occupazione tornerà. È così. Ricordiamoci. Deve essere libero. Anzi, spesso non tornerà, diciamo, il contrario. E allora voi vedete che se non troviamo un punto di riferimento iniziale, chiaramente, è ovvio che anche il giovane si sentirà un po' in qualche modo non incoraggiato a cercare degli sbocchi. Sbocchi che poi sono fatti essenzialmente di valorizzazione della cultura locale. Cultura nel senso diciamo nozionistico, ma nel senso delle modalità con cui affrontare i problemi. La ringrazio, professore. Questo credo che sia importante, e credo che il sindaco su questo punto dovrà far chiarezza nel rapporto con la cittadinanza, dunque sia il
si interverrà detto. Perché questo è un problema basilare per l'avvenire di questi centri, e se no noi corriamo il rischio di un invecchiamento totale con depauperamento delle energie locali giovanili e anche di un venir meno dell'importanza dei valori culturali di altro tipo, come storici, architettonici, eccetera. Perché tutto questo poi si assommerebbe. Dobbiamo fermare questo decadimento, insomma. Questa scia in discesa, diciamo. Ecco. In merito a questa campagna elettorale, come sta andando? Ma io credo che la campagna elettorale in atto sia già giunta a una fase di buon livello per noi. Noi siamo consapevoli di mettere le nostre energie al servizio di Mazzarino e dell'intera regione per quello che riguarda la realtà elettorale dell'isola. Diciamo che anche a livello nazionale, però, dico, ci sono già delle buone prospettive. Nell'ambito di valori, sta cercando di porsi veramente come una nuova forza politica che possa dare dei messaggi forti. Messaggi sono fatti sì di onestà, di trasparenza, di operatività, ma sono fatti essenzialmente di grande amore per le intere popolazioni locali. Cioè il messaggio va trasmesso. Io sarei sempre per un periodico confronto con la collettività. Cioè io ritengo che, ecco, che qualsiasi amministratore nel tempo dovrebbe periodicamente confrontarsi su quello che è stato fatto o su quello che non è stato fatto. Perché nessuno lo fa. Partecipare. Se voi vedete questo, è totalmente disatteso l'atteggiamento. Cioè si vota e poi si aspetta il successivo giro elettorale. Sì, si viene valutati, ma è dal confronto su quello che si fa. Spesso è dalle obiezioni che si ricevono dall'utente. Noi aspettiamo che ci venga richiesta dalla cittadinanza ciò che la io personalmente in qualsiasi settore dovessi essere occupato mi dedicherò, devo dire, dedicherò una parte del mio tempo, già mi impegno, lo dico fin da ora, ai problemi che mi saranno affidati, ma aspetto, ecco, nel confronto con diventando direi un mazzarinese quasi, in qualche modo mi sentirò, perché vorrei entrare nelle logiche del luogo, nei bisogni del luogo, in quello cioè che il cittadino medio richiede. Credo che questo sia un punto importantissimo, perché se noi faremo questo, credo che noi arriveremo a realizzare poi quello che fino ad oggi invece è un punto estremamente negativo, cioè la disaffezione, meno dell'attaccamento alle istituzioni. Siamo una libera democrazia, abbiamo la fortuna di essere in una repubblica democratica che assicura la dialettica tra le parti, e credo che questo debba essere però costantemente migliorato e valorizzato. E credo che, ecco, attraverso la candidatura di Giuseppe, credo che questo in parte, senz'altro, direi forse in gran parte, potrebbe essere realizzato. Professore, lei è stato gentilissimo, ci vuole fare un saluto a noi di fuori dal recinto? Io vi ringrazio naturalmente per l'accoglienza. Noi ringraziamo lei. Veramente la fortuna che ho avuto di venire oggi qua. Vi assicuro naturalmente del massimo impegno, lo rinnovo privatamente, anche per queste edizioni, tipologia di, diciamo, di mezzi di diffusione che dovrebbero essere ulteriormente valorizzati. Chissà che Mazzarino non diventi un punto di riferimento di un'intera area, lo volevo fare diventare un punto di riferimento. Speriamo, l'augurio è... Mettendolo a contatto con una serie di realtà locali, ma non solo, che potrebbero in qualche modo aiutarci anche ad aprire dei terreni ulteriori verso realtà diverse. Professore, la ringrazio, grazie. Grazie.